in collaborazione con... Sulle colline di Maranello sarà realizzato, in accordo con le amministrazioni del distretto ceramico, un nuovo OSCO, ospedale di comunità, dedicato all'assistenza sanitaria ospedaliera. Potrà ospitare 15 pazienti e andrà ad arricchire e potenziare la rete di cure intermedie. In provincia di Modena sono già 3 gli ospedali di comunità, a Fanano, Novi di Modena e Castelfranco. Fra breve aprirà il cantiere dell'OSCO di Modena. Il nuovo ospedale di Maranello, i cui lavori partiranno a fine marzo, sarà finanziato con fondi del PNRR per un totale di 4,1 milioni di euro. Altre risorse sono arrivate dalla Ferrari SPA e dalla Fondazione Modena. Il terreno su cui sorgerà è stato concesso all'azienda sanitaria del Comune di Maranello a titolo gratuito per una durata di 50 anni. Alla presentazione del progetto era presente il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, assieme ai sindaci del comprensorio ceramico, rappresentanti della Ferrari e della Fondazione Modena. Presidente, possiamo dire un ospedale che nasce sotto i migliori auspici, visto anche l'intervento della Ferrari? Beh sì, ho ringraziato la Ferrari e la Fondazione Modena per aver aiutato anche dal punto di vista economico questo progetto importantissimo, che vede oltre 4 milioni di euro impiegati dalla Regione attraverso i fondi che avevamo richiesto dal PNRR disponibili per gli investimenti su strutture sanitarie. Prima ero a Carpi, dove abbiamo inaugurato, cioè aperto proprio da oggi, una struttura che si chiama Casa della Comunità, una delle più grandi che abbiamo in Regione, anche lì per oltre 4 milioni di euro. Qui la partenza dei lavori di questo ospedale di comunità importantissimo per il distretto ceramico, che peraltro potrà essere pronto già entro la fine del prossimo anno. Noi stiamo investendo tantissimo sulla sanità pubblica, faccio un appello al governo, metta più risorse sulla sanità pubblica, perché quelle di oggi sono troppo poche. Noi vogliamo vivere in un paese e in una regione nella quale non sia il conto corrente bancario o l'assicurazione privata in tasca a determinare chi possa o non possa curarsi. Sindaco, perché è importante questa struttura sanitaria per il territorio? Gli ospedali di comunità sono molto molto importanti perché integrano la rete dei servizi sanitari territoriali e rappresentano uno strumento importante per favorire la permanenza a casa dei pazienti, quindi hanno come obiettivo quello di arrivare alla domiciliarità, e alleggeriscono del carico di lavoro, di presenza, gli ospedali che invece si dedicano a situazioni più complesse. Per cui tra l'altro è un'esigenza che è emersa in maniera molto evidente anche durante il Covid, quindi è bello in una giornata come questa, che in cui si ricordano le vittime del Covid, dare un segnale che insomma qualcosa è rimasto dell'esperienza di allora, e gli investimenti che si stanno facendo sui territori vanno proprio in direzione di creare delle strutture che servono di supporto quotidiano ai cittadini. Una nuova missione umanitaria da Modena in Ucraina. Si tratta della quinta per l'associazione Porta Aperta e della settima per Esperia Bimbi, due realtà modenesi che questa volta si sono unite per portare insieme nella città di Chernivtsi tutto il necessario per allestire 2 studi medici odontoiatrici mobili per i bambini e in generale per le persone colpite dalla guerra che hanno bisogno di assistenza. Dal 21 al 24 marzo, su un mezzo fornito da Porta Aperta e uno da Esperia Bimbi, verranno portate in loco 2 poltrone odontoiatriche fornite di tutto il necessario, donate da Esperia Bimbi, e medicinali raccolti dal Centro per la Salute del Migrante del Senza Dimora di Porta Aperta. Per noi come Porta Aperta è il quinto viaggio che facciamo.
lo facciamo insieme con l'associazione Speria Bimbi e per loro è l'ottavo viaggio, quindi ormai è un impegno consolidato in questi 2 anni, è una modalità che è partita già con l'accoglienza dei profughi 2 anni fa, che continua appunto seguendo le famiglie che sono ancora qui e che però si mostra anche nell'aiuto ad alcune comunità locali, in particolare cercando di far fronte a quelli che sono i bisogni principali, quindi in questo caso è soprattutto materiale sanitario, riunito odontoiatrico, molti medicinali e anche alcuni generi alimentari. La maggior parte soprattutto dei farmaci raccolti è tramite il progetto Farmaco Amico, quindi i cittadini modenesi donano i farmaci non utilizzati, evitando così anche che divengano rifiuti speciali e invece questi vengono poi smistati, catalogati, si guarda la data di scadenza e quelli che non servono qui al nostro ambulatorio vengono portati appunto dove c'è bisogno. Per l'Ucraina adesso la situazione è molto grave perché adesso, come sapete tutto, la Russia hanno ripreso a fare più, bombardare tutto, proprio bruciare la terra e c'è tanto bisogno perché si brucia tutto, c'è tanta gente ferita che civili che soldati e soprattutto fanno rovinare case e muoiono tutti, famiglie intere con bimbi piccoli e grandi. Una cosa disastrosa, non c'è neanche parole come serve e come aiuto questo vostro poggio, questa vostra possibilità aiutare e capire cosa sta succedendo da là, perché dire verità, noi siamo qui in Italia che abbiamo solo figli là, non riusciamo a capire neanche noi. Se cominciamo a guardare queste immagini non c'è possibilità a capire come è possibile in questo momento che il mondo sembra un po' intelligente, un po' più andato avanti e fare queste cose, non c'è parole, una cosa tremenda. Fornire acqua di qualità attraverso un servizio idrico sempre più efficiente, resiliente e omogeneo in tutta la provincia è questo l'obiettivo di alcuni importanti investimenti che il gruppo ERA ha previsto nel Modenese e che riguardano in modo particolare le interconnessioni tra acquedotti. Oggi infatti l'acquedotto gestito dalla Multi Utility sul territorio modenese è quasi un'unica rete. Il sistema interconnesso consente di regolare l'alimentazione delle varie aree utilizzando la risorsa dei pozzi di pianura, delle sorgenti montane o dei corsi d'acqua superficiali a seconda della disponibilità. Il 2023 ha visto la fine di cantieri importanti, mentre sono tuttora in corso interventi a Prignano e Montegibbio, zone di influenza del fiume Secchia. Qui le due nuove dorsali in corso di realizzazione per un investimento di oltre 1 milione di euro permetteranno di distribuire l'acqua della pianura alla zona montana, in modo particolare durante i periodi di siccità. Per quanto riguarda invece il versante relativo al fiume Panaro, si sono conclusi l'anno scorso 2 importanti interventi di interconnessione tra pianura e montagna a Spilamberto e Marano, con la posa di condotte per oltre 1,5 km e un investimento che si aggira sugli 800.000 euro. Particolarmente rilevante per garantire la resilienza delle reti di pianura è infine l'opera di interconnessione tra gli acquedotti che insistono su Secchia e Panaro, conclusa di recente con la realizzazione di una condotta di oltre 2 km tra Spilamberto, Castelvetro e Castelnuovo, per un investimento di circa 800.000 euro. Biperbanca è special partner di Spark, performance poetica dell'artista Dan Rosengarde, che verrà ospitata fino al 24 marzo nell'ambito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Per l'Italia si tratta di una prima nazionale. L'opera consiste in migliaia di piccoli fuochi d'artificio organici e biodegradabili che scintillano e fluttuano nell'aria, suggerendo al visitatore la necessità di riconnettere esseri umani e natura. Il tutto grazie a un mix di arte, tecnologia e sostenibilità che permette all'opera di integrarsi perfettamente nel tema della natura e della cultura di Pesaro 2024. Questa è un'iniziativa che impatta anche fortissimamente sul tema dell'ambiente. L'abbiamo voluta sostenere come special sponsor perché richiama appunto una forte attenzione al tema ambientale
l'evento è un evento particolarissimo perché richiama una forte attenzione a quella che la natura oggi un po' sconvolta e sulla quale bisogna prestare molta, molta attenzione. È un evento di natura ambientale, ricalca il tema della sostenibilità, è un tema che ha una base culturale ampia e Bipar è molto attento a questi temi che sono spesso sostenuti in tutto il territorio nazionale. Su Pesaro e sul territorio delle Marche abbiamo una fortissima attenzione perché Bipar è una banca fortissimamente presente su questo territorio, quindi tiene a tutte le iniziative del territorio e al fatto di poter essere di supporto al territorio stesso, alle famiglie, alle imprese e a tutto ciò che accade. And we're very excited to have the premiere here in Italy, inspired by fireflies, to show the beauty of sustainability and the beauty of creativity as part of the capital of culture. Yeah. Sono molto emozionato di avere questa premiere qui in Italia per la prima volta ed è appunto, come già detto, ispirata alle lucciole e innanzitutto soprattutto anche per mostrare la bellezza della sostenibilità. In occasione delle giornate FAI di primavera, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, la delegazione FAI di Modena, il gruppo FAI Giovani, il gruppo FAI dell'Appennino Modenese, il gruppo FAI Ponte tra Culture propongono le visite a Modena, a Palazzo Coccapani, che ospita l'Accademia Nazionale delle Scienze, Lettere e Arti, e all'Edes Muratoriana, complesso di grande valore storico e architettonico che ospita il Museo Muratoriano e la Deputazione di Storia Patria per le antiche province modenesi. Anche la Palazzina Ducale della Casiglia a Sassuolo aprirà le sue porte al pubblico e a Pavullo nel Fregnano si andrà alla scoperta del Borgo di Montecuccolo, caratteristico abitato montano di origine tardo-medievale. Le giornate FAI di primavera sono il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Anche in questa edizione offriranno l'opportunità di scoprire e riscoprire insieme ai volontari della Fondazione tesori di storia, arte e natura. Per tutte le informazioni riguardanti le modalità delle visite si consiglia di consultare il sito www.giornatefai.it. Diventerà un impianto con omologazioni internazionali il ristrutturato impianto di gioco del baseball, il cosiddetto Diamante, intitolato a Giovanni Torri in via Minutara a Modena. I lavori, grazie a 4 milioni di euro del PNRR, sono già iniziati e dovrebbero terminare entro dicembre 2025. Tra i principali interventi ci sono la riqualificazione energetica dell'intera struttura, il restyling della tribuna e il rifacimento dell'impianto di illuminazione con l'installazione di lampade a LED. Prevista anche la realizzazione di un diamante rosso per il softball. L'obiettivo è quello di una riqualificazione totale dell'impianto, grazie ai fondi del PNRR, abbiamo la possibilità di poter ristrutturare l'impianto che ormai aveva anche un po' di necessità, questo per consentire la copertura completa di tutte le tribune, il rifacimento di tutto l'impianto di illuminazione, il rifacimento dell'irrigazione che sarà a tappeto, a pavimento, la riqualificazione dei campi, perché noi abbiamo la fortuna di avere 3 campi che possono ospitare tutte le categorie del baseball, compreso anche il softball, perché il campo 3 è stato anche rimodernato e riqualificato per poter ospitare anche le partite di softball. Quindi tutto l'impianto è rinnovato con, da tutti i punti di vista, un grosso risparmio energetico per quello che è l'illuminazione e la possibilità con l'omologazione per le partite internazionali di poter ospitare a Modena anche eventi di carattere internazionale, campionati europei, cose di questo tipo, insomma. Quali sono i numeri del baseball a Modena? Modena abbiamo una forza, diciamo, di atleti sui 120 atleti, comprendendo tutte le categorie giovanili, che noi abbiamo la fortuna di poter disputare i campionati di tutte le categorie giovanili, quindi cominciando dal mini baseball, under 12, under 15, under 18.
Poi abbiamo la massima serie, quindi il fiore all'occhiello della società, che è la squadra che gioca nel campionato di Serie A, e quest'anno, da quest'anno faremo anche un campionato di Serie C per poter consentire anche a quei ragazzi che sono usciti dall'Under 18 di poter continuare a giocare, che in prospettiva potranno per qualcuno entrare a far parte della squadra principale. È uno sport in espansione? È uno sport in espansione, specialmente qui a Modena, perché riusciamo a, facendo anche attività nelle scuole, riusciamo a portare parecchi bimbi a poter giocare nelle categorie giovanili, quindi per Modena è sicuramente uno sport in espansione. Il castello di Levizzano Rangone a Castelvetro ospiterà domenica 24 marzo la prima edizione di Feudalia, mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e ai prodotti biologici, con oltre 40 espositori provenienti da diverse regioni italiane. Feudalia si svolgerà due volte l'anno, a marzo e a dicembre, già fissate le prossime date che saranno il 14-15 dicembre, con la manifestazione che sarà dedicata a tutto ciò che riguarda il Natale. Feudalia è aperta con ingresso libero per tutta la giornata dalle 10 alle 19. Il Castello di Levizzano apre le porte a una nuova manifestazione, questa volta dedicata all'artigianato, alla creatività e ai prodotti biologici. Un nuovo percorso, perché quello che vogliamo fare come Comune di Castelvetro è aprire altri spazi, nuovi luoghi, nuovo pubblico che viene a scoprirci, e quindi il Castello di Levizzano contenitore per nuove manifestazioni ed iniziative. Questa è una prima edizione, annunciamo però già che avrà un seguito nel periodo natalizio. Inizio in dicembre, il 14-15 dicembre, al Castello di Levizzano Rangone, ovviamente. Ecco, Castelvetro è divenuta negli anni così una meta turistica di primissimo piano per quanto riguarda la provincia di Modena. Sì, sappiamo che Castelvetro è candidato per la Regione Emilia-Romagna al concorso Il Borgo dei Borghi. Non solo, siamo candidati ad entrare nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Crediamo molto nel turismo. Le analisi danno proprio il turismo come una delle fonti principali dell'economia. Sta cambiando il mondo del turismo. Dal turismo mordi e fuggi passiamo ora a un turismo preparato, colto, curioso, che vuole scoprire, e quindi spazio al turismo culturale nel nostro territorio, ma non solo, spazio ai luoghi di produzione, l'enogastronomia, la nostra storia, per rivivere e riviverci. Allora, la mia azienda si occupa principalmente di rose antiche, rose moderne, è praticamente un vivaio giardino, con un ampio giardino, dove ci sono dei percorsi sulle rose, tunnel di rose, e da lì proprio questa idea di chiamare la manifestazione a spasso tra le rose, perché abbiamo abbinato, diciamo, il pubblico che ama il florovivaismo con il pubblico che ama l'artigianato, e quindi inseriti nei rosetti ci sono vari artigiani con varie cose, tutte rigorosamente fatte a mano. In collaborazione con thank you.